Dopodiché non vedo altri gruppi, toccherebbe allora al consigliere Biscardini. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Ringrazio prima di tutto il collega Gentili per l'iniziativa di antimafia a sostegno di Di Matteo e anche il collega Cappato per aver posto nuovamente attenzione sulle vie d'acqua. Anche io parlerò di Expo e partirò però da un'immagine che potrebbe aiutarci a vedere in un'ottica questi sprechi, dall'immagine di M5, la metro che va senza pilota. Senza pilota a noi sembrano anche alcuni sprechi che stiamo seguendo. Ovviamente partiamo anche dalle vie d'acqua. 90 milioni di euro per quest'opera che, come abbiamo ricordato in diverse sedute, non ha alcun parere a suo favore. Non ha alcun parere da suo favore e soprattutto sul quale la Giunta non si è mai espressa nel merito. E qui lo ribadisco alla Giunta, al Sindaco e agli assessori presenti. Da qui a quando noi non avremo una risposta nel merito sulle vie d'acqua, noi continueremo a insistere in ogni Consiglio Comunale e in ogni Commissione. Voi dovete dare ai cittadini una spiegazione sul perché noi stiamo andando con 90 milioni di euro pubblici a costruire un canale inutile sventrando dei parchi. Quindi, prima di tutto, pretendiamo un parere tecnico sull'utilità di quest'opera. Dopodiché un parere politico sull'opportunità di aprire dei parchi. Aggiungo solo una nota di aggiornamento rispetto a settimana scorsa. Non ci vuole nulla a fermare quest'opera. A partire dal fatto che le aree dove le ruspe stanno iniziando ad aprire il terreno stanno lavorando in un'area inquinata. Ed è possibile andare avanti a quest'opera solo perché Sala, come commissario governativo, può andare in deroga alle norme comunali e declassare da A a B questi terreni, che come si sa dagli anni 70 sono ex discariche, a ridosso delle abitazioni tra l'altro. Passando però al secondo degli altri sprechi che abbiamo inquadrato, non so quanti di noi consiglieri nel 2011 sono a conoscenza del fatto che nel 2011, in aprile più o meno al cambio tra le due amministrazioni, è stata fatta una piccolissima variazione al secondo lotto di Metro 5, per intenderci 871 milioni di euro in affidamento diretto, già un'anomalia di per sé, per fare una semplice cosa, chiudere i cantieri in tempo per Expo. Noi abbiamo dato questo affidamento diretto a Metro 5 S.p.A. tramite il nostro, ai tempi, commissario, e poi abbiamo chiesto un altro progetto a Metro 5 S.p.A., quello per finire il cantiere di questo secondo lotto fino a San Siro 5 mesi prima, in tempo per l'Expo. Peccato che questa variazione, di cui non se ne è parlato minimamente, sia costata ai cittadini di Milanesi, non altri partner di Expo S.p.A., 79 milioni di euro. 79 milioni di euro per chiudere un cantiere 5 mesi prima. E anche su questa tematica non abbiamo avuto nessuna risposta dalla Giunta. Come minimo, dato che era borderline tra le due amministrazioni, sapere i responsabili politici di questo scempio. Iniziamo a sommare 90 milioni più 79 milioni di euro. Dal nostro punto di vista, totalmente inutili. Ma passiamo all'argomento di oggi. Sappiamo che abbiamo trovato in questo bilancio 68 milioni di anticipo, in questi aggiustamenti di bilancio, nei confronti di Expo S.p.A. 68 milioni, che noi andiamo ad anticipare sul 2014 perché il momento è buono. Bene, noi abbiamo fatto un semplice lavoro. Abbiamo analizzato i bilanci di 2011 e 2012 di Expo S.p.A. insieme a degli altri documenti che, come abbiamo trovato, non erano circolati molto, cioè una relazione della Corte dei Conti sugli stessi bilanci, che ha chiesto diversa documentazione ad Expo S.p.A. che non era assolutamente pubblica e che nessuno di noi aveva, incluso, da quello che ho capito, anche l'assessorato. E in questa relazione abbiamo trovato alcune cose interessanti, a partire dalle perdite da ripianare. Dagli inizi fino al 31-12-2012 Expo S.p.A. ha accumulato perdite per 25,4 milioni, mantenendo per il momento un sufficiente patrimonio netto. I primi guai arriveranno con il bilancio 2013, dato che nel budget approvato dal CDA del 6-2-2013
sono previste ulteriori perdite per 42,4 milioni, a fronte dei quali gli azionisti, cioè noi, dovranno effettuare versamenti in conto capitale e o conto d'esercizio, come chiarito senza mezzi termini nella nota integrativa al bilancio 2012. Inoltre, siccome ormai certo la provincia limiterà in modo poco più che simbolico i suoi prossimi contributi, e chiudo, si creerà un ulteriore buco di 60 milioni di euro a carico sempre dei restanti soci attivi. La seconda anomalia è il rapporto dirigenti-impiegati. Expo S.p.A. ha 21 dirigenti che dirigono 34 quadri e 61 impiegati, con il rapporto record di un dirigente ogni 4,5 impiegati. Per intenderci, su 8 milioni di euro annui per gli stipendi del personale, 6 vanno ai dirigenti e ai quadri e 2 a tutti gli altri dipendenti. Terza ed ultima, e concludo, anomalia, i compensi d'oro. Noi abbiamo il decreto Salva Italia che limita i tetti degli stipendi degli amministratori pubblici e ne abbiamo trovati 2 in queste documentazioni che sforano questi limiti. 405.000 euro annui il compenso dell'amministratore delegato Sala e 349.252 euro annui il costo del direttore generale. E concludo, 4,99 milioni di euro di consulenze all'anno. Quindi il punto politico per questo bilancio, e sarò molto più breve dato che ho rubato già un minuto, che è una cosa che non è assolutamente da me, per questi aggiustamenti di bilancio, noi reputiamo assolutamente immorale dare questi 68 milioni di euro a Expo S.p.A. senza che noi come azionisti di fatto pretendiamo di avere le informazioni su questo, cioè su cosa sono queste consulenze per 5 milioni di euro, perché gli stipendi del direttore generale e di Sala sono sopra il limite di legge e perché c'è questo rapporto folle tra dirigenti e dipendenti. Quindi noi come comune dall'assessorato pretendiamo, prima di dare ulteriori soldi, di sapere se finiscono in questo poltronificio, e quindi chiediamo precisazioni prima di dover cambiare il nome da Expo 2015 Nutrire il Pianeta in Expo 2015 Nutrire la Casta. E su questo chiudo e mi scuso per i 2 minuti che ho rubato. Grazie. Grazie. Consigliere Calì.